Preferisco stare seduto perché, come dice Oscar Wilde, non fate mai nulla in piedi se potete stare seduti e non fate mai nulla seduti se potete stare sdraiati. Ora io non posso stare sdraiato, però seduto sì. Vi ringrazio della presenza e ringrazio la mia deliziosa ospite e la scuola della città che mi ha invitato a San Paolo. Ogni volta che vengo a San Paolo, ovviamente è una meravigliosa occasione. Dunque, di che cosa vorrei parlarvi? Siccome gran parte dei presenti sono giovani, vorrei parlarvi di che cosa sarete voi fra 7 anni, nel 2020. Perché? Perché sto conducendo una ricerca molto interessante da 4 anni. Questa ricerca si svolge in Cina, in Europa e in Brasile e vorremmo cercare di capire come evolve la società, come evolve la società mondiale ovviamente, e il Brasile è una parte essenziale del patrimonio mondiale. Perché bisogna cercare di capire come sarà il futuro? Bisogna capire come sarà il futuro perché noi siamo in una società post-industriale. Che cosa intendo io per società post-industriale? L'umanità ha attraversato molte fasi, la preistoria e poi con la storia è iniziata la fase agricola, cioè in cui il centro della società era la produzione rurale ed era la produzione artigianale. Questa fase è durata molto a lungo, da 7.000 anni fa, Mesopotamia, fino alla metà del 700 e gli inizi dell'800, quando in Inghilterra e in altri paesi d'Europa è nata la società industriale. La società rurale era basata sull'agricoltura, era basata sulla tradizione, era basata sull'autorità di solito del re, del monarca, dell'imperatore, era basato su una visione molto provvidenziale e religiosa della vita sociale. Come mai è nata la società industriale? La società industriale è nata nella metà del Settecento grazie ai soldi, alla ricchezza che arrivava dalle colonie, per esempio dal Brasile. In tutta Europa affluiva una massa enorme di ricchezza. L'Inghilterra prendeva ricchezza dall'Asia, dall'Africa e dall'America e dal Canada. La Francia prendeva ricchezza dall'Asia e dal Canada in parte e dall'Africa. E il Portogallo, la Spagna prendevano ricchezza anche dall'America del Sud. Nella metà del Settecento si capì, i grandi economisti, Smith per esempio, e poi altri, Bentham, eccetera, capirono che non era importante avere le materie prime, ma era importante trasformare le materie prime in prodotti. E la trasformazione avviene nella fabbrica. L'Ottocento è il periodo in cui nasce la fabbrica, con cui le materie prime vengono trasformate in prodotti. Quindi l'interesse dell'Europa, a partire dalla metà del Settecento, è che non si sviluppi l'industria nelle colonie. L'industria si deve sviluppare solo in Europa, prevalentemente in Inghilterra. Vi faccio un esempio di cui parlavamo anche durante il pranzo. Il Brasile produce cotone e nel Settecento la produzione di cotone era la principale produzione brasiliana. La produzione di cotone non porta molta ricchezza. Ciò che porta ricchezza è la trasformazione del fiocco di cotone in filo e del filo in stoffa. E tutte le aziende brasiliane che producevano cotone avevano anche i telai per trasformare il cotone in
la pianta di cotone in stoffa, e l'Europa comprava la stoffa dal Brasile, non comprava il fiocco di cotone, e quindi il Brasile guadagnava due volte producendo la materia prima cotone e producendo le stoffe. A questo punto il Portogallo fa un accordo con l'Inghilterra e dice: io ti vendo il vino portoghese, tu consenti che il vino portoghese sia venduto in Inghilterra, in cambio io distruggo tutti i telai del Brasile. Pensate, furono distrutti migliaia e migliaia di telai, e al Brasile fu vietato produrre stoffa. E la stessa cosa avvenne con tutte le materie prime. Il Brasile fu condannato a vendere le materie prime in Europa, e le materie prime in Europa venivano trasformate in prodotti finiti, i quali tornavano in Brasile e venivano venduti ad alto prezzo. Questo è avvenuto anche con il caucciù, è avvenuto anche con il cacao. Il cacao non poteva essere trasformato in Brasile, doveva andare a Parigi, doveva andare a Bruxelles, doveva andare a Vienna, doveva andare a Londra, dove veniva trasformato in cioccolattini. I cioccolattini venivano portati in Brasile e i brasiliani dovevano comprare i cioccolattini fatti con il proprio cioccolato, con la propria materia prima, pagandolo molto di più. Questo è il cacao. Questa è la base della industrializzazione dell'Europa. E l'industrializzazione cambia completamente la società, perché i ritmi della società non sono più imposti dalla natura, dalle stagioni, ma sono imposti dalla macchina e possono essere accelerati all'infinito. Poi all'inizio del Novecento un ingegnere, Taylor, a Filadelfia organizzerà le fabbriche in modo scientifico, poi nel 1911 Ford, un altro ingegnere a Detroit, inventerà la catena di montaggio, e questa è la base strutturale della società industriale. Quando la società industriale inizia, nella metà del Settecento, l'umanità è di 600 milioni di persone. Tanti sono gli abitanti del pianeta. Quando la società industriale termina, nella metà del Novecento, l'umanità è di 6 miliardi di persone. Decuplicata la popolazione mondiale, cambiata completamente la società, molte monarchie sono cadute e sono state sostituite dalla Repubblica, molte democrazie si sono fatte avanti, ci sono state due guerre mondiali e una società completamente cambiata. Cosa è la società industriale? È una società che baricentra il proprio sistema economico non più sulla produzione rurale, sulla produzione artigianale, ma baricentra la propria economia e il proprio sistema sulla produzione in grandi serie di beni materiali. I beni materiali sono le automobili, sono i frigoriferi, sono tutto ciò che noi abbiamo in casa o che vediamo in strada. Però la società industriale in 200 anni, rapidamente rispetto alla società rurale, produce dal suo stesso seno una società completamente nuova. Cosa avviene dopo la Seconda Guerra Mondiale? Avviene che il progresso scientifico e tecnologico diventa molto più rapido. Avviene la globalizzazione. Avviene la diffusione della scolarità di massa. Avviene la diffusione dei mass media. Tutti questi elementi messi insieme producono una società completamente nuova, completamente diversa dalla società industriale. La società industriale era centrata prevalentemente sulla produzione di beni materiali. La società post-industriale, la società in cui noi viviamo, è centrata prevalentemente sulla produzione di beni immateriali. I beni immateriali sono i servizi, le informazioni, i simboli, i valori, le estetiche. Sono questi gli elementi centrali della società post-industriale.
Questo non significa che noi facciamo a meno dei contadini, cioè che facciamo a meno della società rurale. Noi consumiamo più prodotti rurali di prima, ma riusciamo ad aumentare la produttività della terra grazie alle macchine e grazie ai concimi chimici. Il fatto che noi siamo in una società post-industriale non significa che facciamo a meno dei prodotti industriali, facciamo a meno degli operai e facciamo a meno anche in parte degli impiegati, sostituendoli con i robot e sostituendoli con i computer. Quindi la società post-industriale è una società completamente nuova rispetto alla società industriale, ma è arrivata rapidamente, in soli 200 anni. Per cui noi quasi non ce ne siamo accorti, e non essendoci accorti dell'arrivo di questa grande rivoluzione, cosa abbiamo fatto? Abbiamo gestito la società post-industriale con le norme, con le regole, con le abitudini della società precedente, della società industriale. Questo comporta quello che gli antropologi chiamano gap culturale, cultural gap, un gap culturale per cui noi applichiamo le regole vecchie per gestire la realtà nuova. Questo ci fa sentire in crisi, e quando noi ci sentiamo in crisi, qual è l'effetto principale? L'effetto principale è che chi si sente in crisi non progetta il futuro, e se noi non progettiamo il nostro futuro, altri lo progettano per noi. L'Italia, per esempio, in questo momento, da almeno 20 anni, non progetta il suo futuro. E allora chi lo progetta per noi? L'America, gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina, cioè tutti gli altri, praticamente. Non si può non progettare il futuro. Soprattutto non si può non progettare il futuro se si è giovani, come la gran parte di voi in questa sala. Quali sono le necessità per progettare il futuro? Bisogna prevederlo. Non si può progettare il futuro senza prevedere. Prevedere è difficile, non è semplice prevedere, però ci si riesce. Il futuro prossimo si può prevedere. Tutti noi sappiamo più o meno cosa faremo questa sera. Tutti noi sappiamo più o meno cosa faremo domani. Immagino che l'assessora abbia l'agenda piena di impegni anche per i prossimi giorni e forse pure per i prossimi mesi. Io stesso so quante cose mi aspettano nei prossimi mesi e nel prossimo anno. Quindi dobbiamo progettare il futuro. Per progettarlo bisogna prevederlo. E allora la ricerca che io sto portando avanti. Cosa ho creato? Ho creato un panel di esperti in Cina, a Pechino, 4 anni fa, e con loro ho cominciato ad abbozzare come sarà il mondo nel 2020. Dopodiché ho incontrato un panel analogo in Brasile, un panel di esperti, di economisti, di sociologi, di politologi, e abbiamo fatto lo stesso esercizio: come sarà il mondo nel 2020? E poi l'abbiamo rifatto in Cina e poi di nuovo in Brasile, un anno in Cina e un anno in Brasile, aggiornando di volta in volta queste previsioni. Come abbiamo fatto queste previsioni? Come prima cosa abbiamo cercato di scegliere alcuni trend che secondo noi sono fondamentali per capire il futuro. E poi per ognuno di questi trend abbiamo cercato di sintetizzare le evoluzioni. Quindi io adesso vi faccio vedere questi trend e li commentiamo insieme. Credo che forse debbano far vedere loro. Il primo trend riguarda la demografia, ovviamente, la longevità. Un attimo che... ecco, l'interprete per favore traduce. In 2020 la popolazione mondiale sarà 1 bilione di bocche, ma anche di cerebri, a più do che oggi. Chegaremos a viver até 730.000 horas, em relação às atuais 700.000. As pessoas mais longevas serão aquelas escolarizadas e com relações sociais mais intensas.
Existirá 1 bilhão de obesos. A maioria das pessoas envelhecerão somente nos últimos 2 anos de vida, durante os quais as despesas farmacêuticas serão equivalentes a todo o dinheiro gasto em medicamentos durante a vida. Due soli commenti a questo dato. Il primo riguarda la popolazione mondiale, 7 miliardi di persone. Di solito quando si parla di 6 miliardi, 7 miliardi, 8 miliardi, si pensa a 7 miliardi di bocche da sfamare. Ma sopra ogni bocca c'è un cervello. E questo non lo mette in evidenza mai nessuno. Noi avremo una umanità nel 2020 costituita da 7 miliardi di cervelli umani. 7 miliardi di cervelli che tutte le sere si addormentano e cominciano a sognare. 7 miliardi che tutte le mattine si svegliano e cominciano a pensare. Quindi un'umanità mai così ricca di pensiero, mai così ricca di creatività come in questo momento. 7 miliardi di persone creano problemi, ma 7 miliardi di persone sono anche in grado di risolvere questi problemi. L'altro aspetto importante riguarda la vecchiaia. Di solito si dice che la società sta invecchiando. In realtà i vecchi sono tanti quanti quelli che nascono. Tutti quelli che nascono, se non muoiono prima, diventeranno vecchi. Quindi non è vero che la società invecchia. Aumenta il numero dei vecchi perché aumenta il numero di società. Però che cosa succede? Mentre soltanto 100 anni fa si moriva in media a 60 anni nei paesi avanzati, oggi si muore a 80 anni. In Italia, per esempio, i maschi muoiono a 78 anni in media e le donne a 84 anni. In Italia ci sono in questo momento 680.000 vedovi e 3 milioni e mezzo di vedove, perché la longevità femminile comporta questo vantaggio per le donne. Ora, che cosa succede? Come si fa a capire quanti sono i vecchi? Perché per vecchi si intende persone inabili. Noi abbiamo trovato come indicatore le spese farmaceutiche. Negli ultimi 2 anni di vita di solito si spende per spese farmaceutiche una cifra pari a quella che si è speso durante tutta la vita precedente. Quindi ognuno di noi diventa vecchio quando comincia a spendere molto per le medicine. Fino a quel momento non è vecchio, è la società che non sa utilizzare le persone anziane. Non è vero che una persona a 65 anni diventa vecchio, e comunque non diventano vecchi tutti lo stesso giorno. È assurdo avere un giorno unico per andare in pensione. Quindi questi sono due aspetti importanti. Vediamo il secondo elemento, che è la tecnologia. In 2020 un chip terá o tamanho de um neurônio humano, custará menos de $20 e sua potência será superior a 1 bilhão de transistores. O século XXI será marcado pela engenharia genética, com a qual venceremos muitas doenças, bem como a nanotecnologia, que expressará a relação dos objetos entre eles mesmos e nós. Graças à informática afetiva, os robôs serão dotados de empatia. Poderemos levar no bolso todas as músicas, filmes, livros, toda a arte e toda a cultura do mundo. Como transferir esse patrimônio do bolso para o cérebro? Ecco, questo è un problema serio, perché noi potremmo avere tutta la musica, tutta la letteratura nella nostra tasca, ma il problema è avere la cultura per metabolizzare tutto questo. Quindi occorre elevare continuamente il livello culturale di un popolo per ottenere che questo popolo fruisca della cultura che ormai è a disposizione di tutti. E la tecnologia naturalmente è di grande aiuto, se è usata con intelligenza ovviamente. Per esempio, mentre noi siamo in questa sala, intorno a noi 18 milioni di persone sono ferme in una macchina, in un'automobile. San Paolo per me sembra il più grande manicomio del mondo. È interessante, è molto simpatico come manicomio, però 18 milioni di persone perdono tempo in macchina tutti i giorni.
Come si può vincere tutto questo? La tecnologia viene in aiuto. Si può vincere introducendo il telelavoro. Tanti lavori possono essere fatti da casa. La settimana scorsa ero a Cina, a casa di un imprenditore brasiliano, forse il più importante imprenditore del Brasile, e lui mi diceva che non va mai in ufficio, lavora sempre da casa. Non c'è nessun bisogno di andare. Ecco, per esempio, nell'assessoria probabilmente molte persone potrebbero lavorare 1, 2, 5 giorni la settimana da casa, e questo riduce naturalmente l'inquinamento stradale, riduce il traffico, riduce i tempi perduti, restituisce le persone alla famiglia, ai figli, consente di stare più tempo con gli amici, consente di coltivare di più la propria cultura, e per l'azienda, per la istituzione, è un risparmio di spazio, è un risparmio di energia e tutto il resto. Perché non si fa? Perché l'umanità è piena di masochisti. Il masochismo esiste e purtroppo fa dei danni. Esiste Eros e esiste Thanatos. Purtroppo esiste Thanatos. Ed è l'Eros che si deve liberare e deve soprattutto neutralizzare il Thanatos. La tecnologia è di grande aiuto per questo. Vediamo un terzo punto. In 2020 il PIB per capita nel mondo sarà di $15,000 contro gli attuali 8,000. Mas o Ocidente irá dispor de 15% a menos do próprio poder de compra. O primeiro mundo vai conservar a supremacia na produção de ideias. Os países emergentes produzirão, sobretudo, bens materiais. O terceiro mundo fornecerá matérias-primas e mão de obra barata. O PIB da China será como o dos Estados Unidos, possuirá os maiores bancos do mundo e 15 megalópolis com mais de 25 milhões de habitantes. Paralelamente ao BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, emergirão os CIVETs, Colômbia, Indonésia, Vietnã, Egito, Turquia e África do Sul. Ecco, qui commento soprattutto la prima parte. Cioè, mentre nella società industriale i paesi si dividevano in due categorie: i produttori di materie prime, come il Brasile ad esempio, e i produttori di prodotti finiti, come l'Inghilterra, oggi invece i paesi si dividono in tre categorie. Ci sono i produttori di materie prime, che è il terzo mondo, poi c'è il primo mondo. Il primo mondo ormai non ha nessun interesse a produrre beni materiali, non ha nessun interesse ad avere le fabbriche. Per cui il primo mondo sta spostando tutte le fabbriche nei paesi emergenti. Le fabbriche si spostano in Cina, si spostano in India, si spostano negli ex paesi dell'est, si spostano nei paesi africani, si spostano in Brasile. La Pirelli, la Fiat, la Ford sono in Brasile. Perché sono in Brasile? Per il bene del Brasile, ma queste sono multinazionali che non hanno nessun interesse per nulla. Sono in Brasile perché qui il costo del lavoro è un terzo che in Italia. Un'ora di lavoro costa, di un operaio, costa $24 a Milano, costa $1 a Pechino, costa $4 nella Corea del Sud, costa $7 a Singapore, costa $12 in Brasile. Quindi con un'ora di lavoro a Milano si fanno 24 ore di lavoro in Pechino o 3 ore di lavoro, 2 ore e mezza di lavoro in Brasile, e questo è il motivo. Quindi noi abbiamo una tripartizione. I paesi del primo mondo hanno solo interesse a produrre idee, le idee sotto forma di brevetti, le idee sotto forma di provider, le idee sotto forma di centrali informative, di centrali informatiche, e spingono le loro fabbriche nei paesi in via di sviluppo. I paesi in via di sviluppo sono soprattutto i paesi BRIC, Brasile, India, Cina, Russia, ma man mano poi ci sono i paesi CIVETS, che vanno svolgendo la funzione di fabbrica del mondo. Noi abbiamo ormai l'India, che è l'ufficio del mondo, e la Cina e gli altri paesi BRIC, che sono la fabbrica del mondo. Come si esce da questa situazione?
si esce con la cultura, si esce con la scuola, si esce con la creatività scientifica e artistica. Alcuni paesi hanno soprattutto la creatività scientifica, per esempio gli Stati Uniti, per esempio il Giappone. Altri paesi hanno la creatività umanistica. Il Brasile ha una grande creatività umanistica di tipo corporale. L'India ha una grande creatività umanistica di tipo spirituale. E queste sono le grandi riserve. La riserva di umanesimo del Brasile è preziosa come la riserva di ossigeno dell'Amazzonia. Ha la stessa forza, la stessa importanza per il mondo intero. Vediamo qualche dato più specifico dell'economia. Se si può andare avanti, vi faccio vedere alcuni dati che riguardano l'Italia. Questo è il prodotto interno lordo italiano dal 1952 a oggi. Come vedete diminuisce sempre. Tutti i paesi del primo mondo hanno un prodotto interno lordo che diminuisce. Perché diminuisce? Perché intanto aumenta il prodotto interno lordo dei paesi poveri. Cioè i paesi poveri non si fanno rapinare più. E non facendosi rapinare più c'è una ridistribuzione mondiale. Non è vero che c'è una crisi. La crisi è una parentesi breve, non siamo in presenza di una parentesi breve, siamo in presenza di una meravigliosa ridistribuzione mondiale della ricchezza. Mentre prima la ricchezza affluiva solo in Europa e in Nord America, ora si comincia a ridistribuire meglio, per cui noi avremo un incremento del prodotto interno bruto dei paesi in via di sviluppo e avremo invece una regressione dei paesi ricchi. Questo è pericoloso. Perché i paesi ricchi quando riducono il loro prodotto interno lordo di solito fanno delle guerre, sono pericolosi sotto questo aspetto, per cui questa fase è molto delicata. Se andiamo avanti possiamo, ecco, negli anni 50 l'Italia aveva più 5,5, poi più 5,7, 3,8, 2,4, 1,6 e ora siamo a meno 3,2. Come vedete non si tratta di una crisi ma di una decrescita continua. Vediamo ancora qualche dato. Questo è l'andamento del Brasile. È interessante, come vedete. Era molto alto durante il ventennio dei militari. C'era tutta un'economia drogata praticamente che consentiva questo. Ma negli ultimi 30 anni l'andamento del Brasile è precisamente l'opposto dell'Italia. Mentre l'Italia decresce, qui vedete tutta la fase del Brasile che invece cresce. Possiamo vedere dopo anche i dati, se andiamo avanti. Ecco, negli anni 50 cresceva 7,3, poi 6,2, poi 8,3, poi è tornata la democrazia e quindi sono cominciati ad aversi i conti reali, non quelli fittizi, più 1,6, più 2,6, più 3,9. Ora però da 2 anni il Brasile sta riducendo di nuovo il prodotto interno lordo, l'anno scorso è stato solo 1,6. Andiamo avanti. Questa è una fotografia che ho fatto qualche giorno fa a Rio de Janeiro. È interessante perché i paesi in via di sviluppo hanno molte fabbriche e molti shop center. Gli shopping center sono la caratteristica dei paesi in via di sviluppo. E sia San Paolo che Rio hanno degli shopping center che non si trovano in nessun'altra parte del mondo. Questo per esempio è in uno shopping center che è a Barra da Tijuca a Rio, c'è la vetrina in cui si vendono le Ferrari, come vedete, ma al piano di sopra si vendono anche gli elicotteri, quindi voi potete andare e prendere un elicottero e portarvelo a casa. Questo non esiste in America e non esiste in Europa. I paesi in via di sviluppo sono più spreconi, così era anche il Brasile ogni volta che si trovava un nuovo filone. Quando si è diffusa la produzione della canna da zucchero, nelle fazende si sono spesi soldi enormi. Quando si è trovato l'oro a Oro Preto si sono spesi un sacco di soldi, eccetera. E ora che il Brasile sta salendo ha dei prezzi straordinari. Fino a quattro anni fa i prezzi in Brasile erano giusto la metà di quelli italiani, a parità di ristorante costava la metà. Ora costa leggermente più a San Paolo e a Rio che non a Roma
o a Milano o a Parigi o a New York. Questo è un altro fatto pericoloso perché naturalmente può portare inflazione. Andiamo avanti ancora. Questo è l'andamento della Cina. Come vedete, dal 1999 a oggi è sempre sopra il 6%, sempre sopra 6 punti di incremento annuo, e nel 2007 addirittura è arrivato a 12 punti, oggi è a 8 punti, quindi ha un incremento estremamente forte. Andiamo avanti. Ecco, questo è il PIL del 2011 dei primi 10 paesi al mondo. Gli Stati Uniti con 15.000, la Cina con 11.000, l'India, Giappone, Germania, Russia, Brasile al 7° posto, Gran Bretagna 8° posto, Francia 9° posto, Italia 10° posto. 5 anni fa l'Italia era al 7° posto e il Brasile era al 10° posto. Ora il Brasile ha superato la Francia, ha superato la Gran Bretagna, ha superato l'Italia. Quindi ha un incremento rispetto ai paesi dell'Europa molto più forti. Naturalmente questo è il prodotto interno lordo complessivo, poi bisogna dividerlo per il numero degli abitanti. Quindi in Cina bisogna dividerlo per 1.400.000.000, in Brasile bisogna dividerlo per 200.000.000. Vediamo qual è il risultato, se andiamo avanti un attimo. In 2020 il lavoro manuale e intellettuale con carattere esecutivo sarà effettuato dalle macchine, trasferito nei paesi emergenti e aos immigranti. I creativi, 30%, saranno la parte centrale del mercato, con più garanzie e migliore retribuzione. Os funcionários executivos, 40%, trabalharão com menos garantias por um máximo de 60 mil horas no arco da vida. Todos os restantes, chamados NIT, 30%, terão direito ao consumo e não terão direito à produção. Redistribuir a riqueza, o trabalho, o saber, o poder, as oportunidades e as tutelas provocará crescentes conflitos. Le osservazioni sono due. Uno, che il lavoro aumenta in proporzione aritmetica, mentre i lavoratori potenziali aumentano in proporzione geometrica. Questo significa che non c'è la possibilità di lavoro per tutti, a meno che non si riduca l'orario di lavoro per i lavoratori esecutivi. Non esiste altra soluzione. In tutti i paesi ricchi aumenta enormemente la disoccupazione. Ma la cosa peggiore è che aumenta la disoccupazione dei neolaureati, i NEET. Sono persone che hanno terminato gli studi e non hanno trovato lavoro per uno, due, tre, più anni. In Italia i giovani che non hanno lavoro in questo momento sono il 42% e nel sud Italia sono del 65%. Cioè è inutile studiare perché non si trova lavoro e se non si studia si trova meno ancora. Questa è la situazione. Pensate soltanto a un iPad, quanti posti di lavoro distrugge. Allora, la tecnologia è un fatto ottimo, è bene che distrugga lavoro, però bisogna ridurre il lavoro per chi ce l'ha. Se un genitore lavora 10 ore al giorno, significa che il figlio resterà completamente disoccupato. Non c'è alternativa. Chi lavora molto nel campo del lavoro esecutivo, naturalmente toglie lavoro agli altri. Diversa cosa invece per chi fa il lavoro creativo, perché il lavoro creativo si fa continuamente, non ha orario e non ha luogo. Passiamo un attimo avanti. Ubiquità e plasmabilità. In 2020 la nuvola informatica terrà trasformato il mondo intero in una unica praça. Teleaprenderemo, teletrabalheremo, teleamaremo e nos teledivertiremo. Correremos por isso o risco de tornar-nos obesos devido à falta de movimento e muito abstratos pela falta de contato real, material, com os nossos semelhantes. O conceito de privacidade sofrerá uma transformação radical, tenderá a desaparecer. Será cada vez mais difícil esquecer-se, perder-se, entediar-se, isolar-se. Graças à farmacologia, todos poderão inibir os próprios sentimentos, exacerbá-los, simulá-los, combiná-los da forma que desejarem. Ecco, qui mi interessa sottolineare questo aspetto, che tutta una serie di nostri comportamenti stanno finendo per sempre. Non sarà più possibile dimenticare, perché il telefonino ci ricorderà tutti i nostri impegni.
non sarà possibile perdersi, perché il navigatore ci guiderà lungo la strada. Non sarà possibile isolarsi, perché tutti sapranno dove siamo, se abbiamo il telefonino, se abbiamo qualche altro elemento di informatica. Non sarà più possibile annoiarsi, perché avremo sempre i giochetti con cui divertirci. Non sarà possibile commettere adulterio, perché saremo sempre sotto controllo da parte del partner. Quindi c'è una serie di attività che con le nuove tecnologie scompaiono per sempre. In compenso, accanto alle lotte di classe e alle lotte sindacali, alle lotte di partito, si aggiungono i movimenti. Noi non abbiamo tempo, perché mi piacerebbe discutere con voi quello che sta succedendo in Brasile con i movimenti. Il movimento è il modo con cui ci si ribella alla situazione quando si ha a disposizione le tecnologie informatiche, e sono elementi che emergono, poi si nascondono, poi riemergono, non finiscono mai praticamente, e continuamente pongono problemi a chi ha il potere, cioè pongono i problemi della onestà economica, della efficienza politica e così di seguito. Diamo il numero 6. Lazer. In 2020, una giovane di 20 anni terá a sua frente 555 mil horas di vita. Para os funcionários com tarefas executivas, o trabalho ocupará menos de um décimo de suas vidas. 230 mil horas serão dedicadas à cura do corpo, sono, cuidado com o corpo, etc. Iremos dispor de 265 mil horas de tempo livre. Como ocupá-las? Como evitar o tédio? Como crescer intelectualmente? Aumentará a violência ou a paz social? Será necessária uma verdadeira formação para o tempo livre, começando desde já, mais do que estamos habituados a nos preparar para o tempo de trabalho. Ecco, questo devo dire, il Brasile è più avvantaggiato rispetto agli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti, il Giappone sono totalmente nevrotizzati dal ritmo di lavoro, dal lavoro con cui si produce beni materiali, beni materiali che poi debbono essere consumati in modo che si possa produrre altri beni materiali e si possano sempre consumare, e così via in questo meccanismo che chiamiamo consumismo, per cui alla fine poi si pongono a termine tutte le materie prime e si è obbligati a imboccare, dopo una fase di crescita, una fase di decrescita. Ora tutto l'Occidente sta ragionando su come decrescere, perché decrescere ovviamente è pericoloso dal punto di vista sociale ed è doloroso dal punto di vista economico. Diamo il punto 7. Androgenia. In 2020 as mulheres viverão 3 anos a mais do que os homens. 60% dos estudantes universitários, dos pós-graduados e dos mestrados serão mulheres. Muitas mulheres casarão com um homem mais jovem. Muitas terão um filho sem ter um marido, enquanto para os homens ainda não será possível ter um filho sem ter uma mulher. Por essa razão, as mulheres estarão no centro do sistema social e irão gerenciar o poder com a dureza acumulada em 10 mil anos de injustiças. Os valores femininos, estética, subjetividade, emotividade e flexibilidade serão dominados também pelos homens. No estilo de vida irá prevalecer a androgenia. Questo non credo che ci voglia sia necessario un commento. È un dato di fatto. In quest'aula vedo molte donne, anzi forse più donne che uomini, e quindi si vede che il Brasile si sta già preparando a questa situazione, che ormai è un dato di fatto. Andiamo avanti. 8. Etica. In 2020 il mondo sarà più ricco, ma continuerà desigual. Uma vaca que produz leite hoje na Europa recebe um subsídio de 913 dólares, enquanto um habitante da África subsaariana recebe 8 dólares.
A visibilidade das desigualdades alimentará movimentos e conflitos. Por outro lado, 70% dos trabalhadores estarão no setor terciário, onde a vantagem competitiva depende da confiabilidade e da qualidade do trabalho. Portanto, a sociedade pós-industrial será mais honesta e menos violenta do que aquela industrial. Se quisermos ter sucesso, teremos que nos comportar como cavalheiros. Questa è una buona notizia, perché le nuove tecnologie, il fatto che un numero crescente di cittadini studia, rende più visibile la criminalità, rende più visibile la disonestà, rende più visibili le truffe, e quindi anche il potere è sotto controllo molto più di prima. Con questo non voglio dire che i governanti sono costretti a essere onesti, però sono sotto controllo molto più di prima. C'è maggiore possibilità di avere da parte dei cittadini un controllo permanente e non un controllo quadriennale solo al momento delle elezioni. E questo naturalmente è un fatto estremamente positivo. Vediamo il punto 9. 9. Estética. In 2020 os fiéis se voltarão à fé, os leigos à estética, a qual, mais do que qualquer outra disciplina, é responsável pela felicidade humana. As tecnologias serão exatas mais do que o necessário. Por essa razão, a qualidade formal dos objetos será mais interessante que a perfeição técnica já adquirida. A estética se tornará um dos principais fatores competitivos e quem se dedicará às atividades estéticas será mais gratificado de quem trabalhará com atividades práticas. Qui devo spiegare perché è importante questo aspetto, perché per il Brasile come per l'Italia è fondamentale. Durante la società industriale le tecnologie sono sempre migliorate e man mano che qualcosa era tecnologicamente migliore costava di più, era più prezioso. Per esempio gli orologi all'inizio avevano degli scappamenti interni che comportavano una certa imprecisione. Costavano di più gli orologi più precisi. Poi è stato, e gli scappamenti avevano un oscillatore che oscillava 3 o 4 volte al secondo. Poi è stato inventato l'oscillatore al quarzo. L'oscillatore al quarzo oscilla 2 miliardi di volte al secondo. Quindi qualunque orologio ha un oscillatore che rende l'orologio precisissimo. A questo punto non conta più la precisione, non conta più il risultato tecnico. E cosa conta? Conta l'estetica, conta il design, conta la forma. La forma diventa in qualche modo contenuto. Questo comporta che hanno maggiore vantaggio i paesi che hanno una estetica più sviluppata. Quasi tutti i punti che abbiamo visto ci dicono che il Brasile è davanti a una situazione di grande vantaggio per il resto del mondo. L'estetica non significa soltanto estetica formale, significa estetica della musica, significa estetica della cordialità. Esiste tutta una serie di estetiche che rendono il Brasile migliore di tutti gli altri paesi. Vediamo l'ultimo punto, che è il 10º. È a cultura. In 2020 a omologação global irá superar a identidade local. Contudo, todos tenderão a diversificar-se uns dos outros. A cultura digital irá suplantar aquela analógica. Energia e ecologia serão problemas primários. O modelo americano, o Washington Consensus, será insidiado pelo modelo chinês, Pequim Consensus. A instrução será considerada como formação permanente e ocupará pelo menos 100 mil horas de vida. A maior produção e transmissão do saber será através do critério de muitos para muitos, como a Wikipedia, Facebook e etc. Ecco, sottolineo due aspetti sul problema della cultura. Un aspetto è che si sta creando una dicotomia molto netta tra soggetti che io chiamo analogici e soggetti che io chiamo digitali. Una parte di questo dipende dalla tecnologia, dipende dall'informatica, ma il resto dipende dalla cultura in generale.
cosa sta succedendo? Sta succedendo che un numero crescente di persone, soprattutto giovani, hanno una forte dimestichezza con l'informatica, ma non solo questo, oltre all'informatica conoscono di più le lingue, l'inglese, girano di più il mondo, non fanno molta differenza tra il giorno e la notte, non fanno molta differenza tra i giorni feriali e i giorni festivi, hanno un rapporto molto più disinvolto sul piano del costume sessuale, non hanno prevenzioni nei confronti dell'omosessualità, non hanno prevenzione nei confronti degli immigrati, tendono ad avere un rapporto amicale molto più forte e alla possibilità di incontri personali aggiungono anche la possibilità di incontri virtuali tramite Facebook e tutto il resto. Questo è un blocco di cittadini che cresce di giorno in giorno di più, che quindi non sopporta di andare tutti i giorni in ufficio ma preferisce fare le cose da casa, che quindi non sopporta certi impegni di carattere lineare. E accanto a questi c'è un altro segmento della popolazione che io chiamo analogico, che è costituito dalle persone che non hanno dimestichezza con l'informatica, non viaggiano molto, sono quasi tutti molto più anziani, hanno paura delle nuove tecnologie, hanno paura delle epidemie, hanno paura di tutte le novità, hanno paura dell'omosessualità, hanno paura della disinvoltura sessuale, hanno paura della promiscuità uomo e donna, hanno paura della democrazia. Questa dicotomia sta diventando sempre più separatizzante, separa sempre di più questi due. E nel gruppo dei digitali, che aumenta di giorno in giorno per motivi anagrafici, la cultura sta diventando una produzione di molti per molti. Che significa? Nel passato la cultura era prodotta da pochi per pochi. Immaginate Mozart che scrive una sinfonia, la scrive per il principe Esterhazy, che la fa ascoltare alla sua corte e tutto finisce lì. La cultura era prodotta da pochi per pochi. Poi arrivano i media e con i media la cultura è prodotta da pochi per molti. Si fa un concerto in televisione ed è ascoltato da milioni di persone. Oggi c'è una terza ondata di produzione culturale per cui la cultura è prodotta da molti per molti. Chi produce Wikipedia? Tutti. Tutti possono mettere su Wikipedia delle informazioni. Chi consuma Wikipedia? Tutti. Tutti possono accedere a questa grande massa di informazioni. Questa è una trasformazione epocale a cui noi stiamo assistendo e alla quale la formazione dovrebbe ovviamente adeguarsi. Qualche parola dedico solo, proprio qualche parola a quello che io vedo del Brasile essendo esterno. Vengo ormai in Brasile da circa 30 anni, ho avuto la fortuna di conoscere brasiliani di straordinaria qualità e ovviamente mi ha interessato sempre di più il Brasile. E interessandomi il Brasile, venendo spesso qui, andando spesso in Cina e in altri paesi, ovviamente era quasi naturale che mi venisse voglia di creare una comparazione tra tutti questi mondi. E mi sono cominciato a chiedere: ma quante civiltà esistono? Se noi consideriamo la cultura di una famiglia, la cultura di una città, ci sono migliaia di culture. Ogni famiglia ha il suo linguaggio, ha le sue abitudini, ha le sue ricorrenze. Però si tratta di culture molto simili nell'ambito di un complesso più ampio. Cioè c'è più somiglianza tra la cultura di una famiglia brasiliana di Porto Alegre e di Belém
che non tra questa e una famiglia di Roma o una famiglia indiana. E quindi man mano ho cercato di circoscrivere delle culture e mi sono accorto di una cosa, che gli esseri umani hanno creato tante, tante cose, ma di culture ne hanno create poche. Sapete, credo che mettendo insieme anche quelle del passato, la civiltà greca e romana, la civiltà egizia e poi la civiltà medioevale e poi la civiltà rinascimentale e poi il barocco e poi l'illuminismo e poi il liberismo e poi il marxismo, eccetera, tutto sommato sono una quarantina di culture. Gli esseri umani hanno creato pochi modelli di vita. Servono i modelli di vita? Servono. Noi oggi siamo molto disorientati perché abbiamo democrazia, tutto sommato, abbiamo benessere, tutto sommato, rispetto ai nostri nonni, rispetto ai nostri disavoli. Ma loro avevano un modello di vita, noi non abbiamo un modello di vita. Cioè tutte le civiltà che si sono create finora sono nate prima sulla carta, prima come modello teorico e poi sono state realizzate nella pratica. Per esempio la civiltà medievale è nata dopo il Vangelo, dopo la nascita della dottrina cristiana. Il modello liberale è nato dopo l'illuminismo, dopo la rivoluzione francese. La nostra società, la società post-industriale, è la prima società nella storia umana che è nata prima di un modello. Non so se è chiaro. Prima c'erano i modelli e sulla base dei modelli nascevano le società. Oggi è nata una società, la società post-industriale, senza avere un modello. Questo che cosa porta? Porta al disorientamento. Quindi noi dobbiamo cercare un modello. E come possiamo fare per cercare un modello? Intanto dobbiamo analizzare i modelli precedenti. Io per un libro che sta per uscire anche in Brasile, anzi esce prima in Brasile, poi in America e poi in Italia, per questo libro ho scelto 15 modelli. Ho scelto il modello indiano, il modello cinese, il modello giapponese, il modello musulmano e poi ho scelto il modello cristiano medievale, ho scelto il modello rinascimentale, ho scelto il modello liberale, ho scelto il modello marxista, il modello socialista, eccetera. E termino con il modello brasiliano. Perché termino con il modello brasiliano? Perché la storia del Brasile è una storia terribile. Io immagino che voi la conosciate bene. È una storia di grandi dolori, di grandi sacrifici, di grandi imposture. Però è straordinario constatare che da una storia così dolorosa sia venuto fuori un popolo così cordiale. È un mistero, secondo me. Allora io ho cercato di capire questo mistero. Il popolo brasiliano è un popolo strano, unico al mondo. È figlio di una mescolanza che non c'è da nessun'altra parte. Fino al 500 avevamo qui 5, 6, 8 milioni di indios, non si sa con precisione quanti erano. Erano divisi in popolazioni, ognuna di queste popolazioni aveva una sua cultura. Poi sono arrivati i portoghesi e è cominciata la prima mescolanza. Ogni portoghese aveva tra le 50 e le 80 indie con cui aveva dei figli e incorporava praticamente le rispettive tribù. Poi sono arrivati gli africani e quindi c'erano gli indios, i portoghesi, gli africani e poi c'erano i figli degli indios e dei portoghesi, cioè i mamelucchi, i figli degli africani e dei portoghesi, cioè i creoli e poi c'erano gli incroci tra creoli e mamelucchi e così di seguito. E questo è andato avanti fino alla metà dell'Ottocento. Poi si è trasferita qui la corona, poi è stata abolita la schiavitù nel 1888, nel 1889 è nata la Repubblica Brasiliana e sono cominciati ad arrivare al posto degli schiavi i salariati, cioè i tedeschi, prima
gli svizzeri, poi i tedeschi, poi gli italiani, poi i polacchi, poi i nipponici e così di seguito. Ed è cominciata un'altra mescola. Tutto questo ha creato un popolo completamente nuovo, che non è portoghese, che non è africano, che non è indio. E che cos'è? È il popolo brasiliano. E negli anni 30 avete avuto la fortuna di una serie, 30, 40 e 50, di una serie di sociologi straordinari. Penso a Gilberto Freire, penso a Stefan Zweig, ma tanti, Sergio Buarque di Olanda, Darcy Ribeiro, tanti, tanti studiosi che cosa hanno fatto? Mentre i portoghesi hanno scoperto geograficamente il Brasile, questi studiosi hanno inventato sociologicamente il popolo brasiliano, e il popolo brasiliano ha preso coscienza di essere portatore di una situazione completamente nuova. E qual è questa situazione? È che è il primo popolo al mondo che ha sperimentato quella mescolanza che oggi si sta realizzando in tutto il resto del mondo. In Italia eravamo solo italiani, in Inghilterra erano solo inglesi, in Francia erano solo francesi, ora non più. Stanno arrivando milioni di persone dall'Africa, dall'Asia, e milioni di europei vanno altrove. Cioè il mondo sta facendo oggi quello che il Brasile ha fatto fino a 100 anni fa. Quindi voi avete un vantaggio culturale rispetto al mondo, non uno svantaggio, un vantaggio culturale rispetto al mondo. Cioè il vantaggio del meticciato, che è un meticciato culturale, è un meticciato che poi ha creato il movimento modernista negli anni 20, ha creato il movimento dell'antropofagia, e poi negli anni 50 ha creato la bossa nova, e poi ha creato il tropicalismo. Sono tutti movimenti con i quali il Brasile si è presentato al mondo imponendo una visione che veniva dal terzo mondo. E questo è stato soprattutto poi grazie a personaggi straordinari come Villa-Lobos in musica, Oscar Niemeyer in architettura, i grandi tropicalisti e i grandi della bossa nova nella musica, e i grandi della letteratura. Che cosa hanno fatto questi personaggi? Hanno imposto al mondo lo stile del terzo mondo. Vedete qui fuori c'è la sede dei gesuiti, che sono arrivati nel 500, 7 gesuiti sono arrivati nel 500 e hanno lasciato un'impronta fortissima, ma la loro casa non era di stile indio, era di stile europeo. Gli europei hanno imposto lo stile architettonico in tutto il mondo fino al 1960, quando si è inaugurata Brasilia, e per la prima volta Brasilia ha detto al mondo: anche il Brasile può generare un suo stile architettonico, non deve copiarlo. Anzi, è uno stile architettonico completamente contrapposto all'architettura dominante in Europa in quel momento, perché l'architettura che dominava in Europa nel 1960 era il razionalismo, era Le Corbusier, era la linea retta. Dice Le Corbusier: ciò che io amo è la linea retta, la linea creata dall'uomo, la linea più breve fra due punti, la linea dei boulevard. Arriva Niemeyer e impone precisamente l'opposto. Cosa dice Niemeyer? Dice: ciò che io amo non è la linea retta, dura e inflessibile, creata dall'uomo, ma è la linea curva, libera e sensuale. Sentite che meraviglia, l'abisso che separa il razionalismo europeo dalla civiltà brasiliana, libera e sensuale. Oh, è Niemeyer. Niemeyer dice: la curva che trovo nei fiumi e nei monti del mio paese, nelle nuvole del cielo, nelle onde del mare, nel corpo della donna amata. Pensate che poesia. E poi termina: di curve è fatto tutto l'universo, l'universo curvo di Einstein. Ecco, è questo
lo stile che a un certo punto dal terzo mondo si impone al primo mondo. E vi faccio, termino facendovi vedere un esempio di questa imposizione del primo, del terzo mondo, di Brasile in Italia. Se mi aprono delle diapositive che avevo dato, è un esempio di auditorium che Oscar Niemeyer ha progettato per me e mi ha regalato, ed è che è stato realizzato già e che opera meravigliosamente nella costiera amalfitana. Vi faccio vedere un attimo rapidamente il paese in cui tutto questo è avvenuto. È avvenuto in un paese medioevale, fondato nel 1100 e che è a 40 km da Napoli, sul mare. Se spegniamo un attimo le luci si vede molto bene. Ecco, questo è il paese, si chiama Ravello. Mi pare che ci siano anche degli italiani presenti, quindi spero che siano venuti. In questo paese si fa un festival molto importante con il quale si attira delle, è un paese di 2500 abitanti, vive di turismo, ha 18 alberghi, di cui 5 alberghi di lusso, e praticamente vive di turismo d'estate. Però d'inverno fa freddo e quindi per proseguire il festival anche d'inverno era necessaria una sala, era necessario un auditorium. E io ho chiesto a Oscar, eravamo amici molto forti, se mi progettava questo auditorium che Niemeyer ha progettato. Vi faccio vedere rapidamente il paese. Ecco, è tutto medievale, avanti. Ecco, ancora. Questo è tutto del 1100. Ancora. Questo è il festival. Cioè, c'è un grande palco sul mare, è a 350 metri d'altezza, e i concerti vengono fatti in questa posizione qui. Ancora, andiamo avanti. Questo è Barenboim mentre dirige un ancora. Questo è sempre il paese. Ecco, fermiamoci un attimo. Allora, siamo nel 2000, e io ho chiesto nel mese di luglio a Oscar Niemeyer se mi progettava questo auditorium per creare occupazione giovanile durante l'inverno. E lui mi ha detto: se mi dai 70 giorni di tempo ti faccio il progetto. Io sono arrivato a a Rio nel suo ufficio 70 giorni dopo e lui mi ha fatto trovare la maquette, come vedete. Andiamo avanti. Questa è la maquette. Ancora. Questa è la dedica a me, perché è stato un regalo fatto a me, e anche ci dice qual è l'ispirazione. Molto spesso Oscar si ispirava al corpo della donna preferita, come diceva lui, quello è l'auditorium e questa è l'ispirazione, la musa. Andiamo avanti. Questo è interessante, è il principale collaboratore di Niemeyer, che si chiama Susskind, ed è venuto a Ravello e abbiamo fatto un collegamento continuo telefonico con Oscar per descrivere il suolo. Questo è il luogo dove sorgerà l'auditorium praticamente. Andiamo avanti. E questo è l'auditorium mentre viene costruito. Ancora. Questo è il giorno in cui si è arrivati a terminare la cupola. Come vedete c'è la bandiera, un attimo su, c'è la bandiera del Brasile, c'è la bandiera dell'Europa e c'è la bandiera dell'Italia. Poi ancora, questo è il giorno in cui Oscar Niemeyer ci ha consegnato ufficialmente il progetto in presenza di Lula, come vedete. Andiamo avanti. Questo è l'auditorium visto dal mare,
come appare oggi. Andiamo ancora. Questo è mentre veniva costruito. Ancora. Questo è già finito, è una parte di sul panorama. Questo è di notte. Ancora. Questo è durante il giorno. Ancora. Questa è la piazza durante. È tre zone, l'auditorium, una piazza e il bar. Sotto l'auditorium ci sono tutti i servizi per l'auditorium, quindi cabine di trasmissione, camerini, eccetera. Sotto la piazza ci sono due piani di garage e sotto il bar ci sono due piani di servizi. Ecco, questa è la piazza con il... Questi sono di Calatrava, quelle lampade. Questa è tutta la facciata. Poi andiamo avanti. Questa è di notte. Ancora. Avanti. Questi altri particolari. Ancora avanti. Questi altri particolari. Vedete com'è animato, si è creato una cosa meravigliosa, tutto l'inverno. Queste sono fotografie d'inverno, è una meraviglia, è cambiata la vita dell'intera regione grazie a questo. Ancora? 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 Questa è tutta la parte sotto, cioè tutti i macchinari che sono estremamente complessi per l'aria condizionata, eccetera. Ancora? Sempre tutto questo. Questo è un lato dell'auditorium. Ancora. Questo è un altro lato dell'auditorium. Questo è un altro lato ancora. Questo è l'ingresso. Ancora. Questo è il bar. Questo è l'interno. Ancora. Questo è l'interno che vede il mare, cioè tutti gli spettatori, stando seduti, vedono il mare dietro l'orchestra. Ancora. Questa è l'inaugurazione, è stata fatta con il Bolshoi Brasil di Joinville, dove sapete è una scuola straordinaria di danza che è stata creata dal governatore Luis Enrique da Silveira, e quindi dovevamo inaugurare con una presenza brasiliana. Io vado da anni in questa scuola perché è un capolavoro assoluto. Se andate a Joinville dovete andare a trovare, sono 800 ragazzi che imparano 10 ore al giorno, stanno in questa scuola di danza. Ancora? Questo è il... Ancora? Ancora? Questo è una grande orchestra, il coro del San Carlo di Napoli, e questi sono i ragazzi del Bolshoi Brasil il giorno della inaugurazione. Ecco, vedete, questo per esempio è un grande regalo della cultura brasiliana all'Europa, è un esempio di che cosa il Brasile può fare per se stesso e per il mondo, e io, guardando tanti giovani, sono convinto che farete delle cose bellissime. Da parte mia ve le auguro, vi ringrazio dell'attenzione.